Ciao ragazze e ciao ragazzi, tata, guardate qua quante belle cosine! Benvenuti nel canale di cucina. Questo è il canale di cucina, non è il mio primo canale, quindi iscrivetevi anche a questo canale. E adesso vi faccio vedere una piccola ricettina perché in realtà tanti questi giorni ci avete tanto tanto chiesto di farmi una cosa leggera, insomma post Pasqua, un po' così per smaltire tutte le mangiate, un po' per sgonfiarci, no? Sentiamo proprio il bisogno di purificarci e sgonfiarci, quindi avevamo in programmazione un altro video, l'abbiamo rimandato la settimana prossima proprio per farvi questa cosa che ci avete tanto tanto chiesto, e a base di frutta. Praticamente cosa sono, ragazze? Sono le acque detox. Una cosa troppo troppo formidabile che a me sta piacendo tanto da quando ho comprato questi qua, poi lo metto sempre qua dentro. Questi sono quelli là che ho preso dai Tiger, che vi abbiamo fatto il video io e mia sorella. Comunque va bene, qualsiasi contenitore lo potete mettere, anzi anche in un bel becherone così grande ve lo consiglio di più perché quelli sono piccoli. Praticamente questa è un'acqua che adesso facciamo, che voi la dovete preparare il giorno prima, possibilmente la sera prima, anche se bastano anche solo 4 ore di infusione nel caso in cui anche la mattina, la bevete il pomeriggio, va bene, e fate stare tutto in infusione e poi dopo il giorno dopo lo andate a bere, lo bevete per tutto il giorno, lo potete conservare anche 2-3 giorni e così vi purificate, vi sgonfiate. Ovviamente non è che dovete bere solo l'acqua, eh? Si sentono tante cose strane in giro, quando si sente detox si pensa sia solo quello, no, assolutamente, è una cosa in più che dovete bere. Poi fate la vostra alimentazione normale, ovviamente se fate una corretta alimentazione, ci mettete anche un po' di sport, di attività sportiva, ovviamente vi aiuta tanto a sgonfiare la pancia, quindi avere la pancia piatta se avete mangiato troppo, ma anche proprio a purificarvi, una cosa che non solo fa dimagrire e combattere la cellulite, ma proprio per la salute, cioè se avete mangiato molti grassi, insomma, per contro il colesterolo, fa bene al cuore, un po' a tutto. Adesso vi faccio vedere come lo facciamo. Io ne preparo due. Appunto, li metto in questi contenitori, è semplicissimo, cioè praticamente qua dentro cosa dovete fare? Ci dovete mettere la frutta, ovviamente voi decidete la frutta che preferite voi. Ad esempio io faccio questi due mix, adesso ve ne faccio vedere due, ma ne conosco tantissime, quindi poi magari se ne volete ve ne faccio anche altri. Allora ci mettete le fragoline, buone buone, io le adoro le fragole. Ovviamente queste qua sono italiane, non sono di serra, quindi prendetele buone. Ovviamente io vi suggerisco sempre di prendere frutta biologica perché ovviamente è meglio, perché così lo potete mettere anche con tutta la buccia, ovviamente lavate bene, lasciatelo stare un po' nell'acqua così e potete mettere anche tutta la buccia, quindi è buono buono. E quindi ci metto questo qua con le fragole, è troppo troppo buono, ma proprio diventa un succo buonissimo, guardate, è una figata. Quindi io ci metto questo qua, tipo è piccolino, non è neanche troppo grande. Dovete considerare, tipo voi ne potete preparare anche 1 litro, tipo un bel bottiglione come questo qua. Fate 1 litro e ci mettete tipo un 200 grammi di frutta, bene o male. Io qua dentro ci metto ma un 3 fragole, ovviamente più ne mettete meglio è perché prende proprio quel sapore. Ci metto 3 fragole e poi ci metto il limone. Considerate che il limone è un ingrediente che ci sta sempre perché quello il limone è purificante. Queste acque detox si basano proprio sul limone perché, se vi ricordate, ho già nel video che feci sul mio primo canale delle diete e dell'alimentazione, vi dissi che io bevevo ogni giorno la mattina un bicchiere di acqua col limone perché appunto è molto molto purificante. Fa benissimo, è drenante, molto drenante, quindi poi velocizza il metabolismo, quindi attiva tutto il metabolismo della giornata. E queste si basano proprio sul limone, quindi il limone mettetelo sempre, ci deve sempre stare. Ho messo 3 fragole e quasi un limone, insomma era piccolino. E invece qua in quest'altro ci vado a mettere sempre il limone, che vi ho detto che è l'ingrediente che deve essere predominante. Lo metto con tutta la buccia perché questi sono i limoni bio del nostro alberello. Sicurissima che non ci siano sostanze chimiche sopra, eccetera. Se no, voi o li potete comprare bio, anche al supermercato si trovano bio, quindi non avete scuse. Se no, altrimenti, se non sono bio, vi consiglio di toglierla la buccia perché è meglio evitare, insomma, di mangiarsi robaccia chimica. Il cetriolo, il mio amato cetriolo, e lo adoro troppo, veramente. Il cetriolo poi aiuta tantissimo proprio per sgonfiarsi. Considerate che ha 0 calorie, infatti anche a mangiarlo nelle insalate è ottimo. È molto molto tonificante, aiuta a depurarsi, è veramente buonissimo. Poi è ricco di succo, quindi è veramente buono. Mi ci metto il cetriolo.
per finire ci metto un po' di zenzero, eccolo qua lo zenzero. E questo qua io lo trovo tranquillamente al supermercato. Comunque, se non l'avete, magari potete mettere anche quello in polvere, penso che va bene. Io ne metto però poco, perché lo zenzero è molto molto piccante, si sente in bocca, quindi ne metto poco. Questa qua è ottima proprio contro la cellulite, proprio per depurarsi tantissimo, perché anche lo zenzero ha una funzione proprio tonificante, poi depura tantissimo. Dà questo sapore un po' a sprigno piccantino, però ne metto poco, vedete, perché sennò veramente non ve la potete bere più. Eccole qua, adesso qua sopra ci andiamo a versare l'acqua, acqua fredda, tranquillamente, non deve essere calda, quindi questo è il principio, che deve essere freddo però deve stare tante ore, quindi non è un infuso, è un'infusione diciamo lenta, in cui non si deteriorano le proprietà degli ingredienti perché appunto l'acqua è fredda. Lo riempio bene fino a sopra e lo vado a coprire. Qua, ecco le nostre acque detox, fragole, limone, cetriolo, limone, zenzero, sono buonissime, buone, come sapore questa qua mi piace di più, devo ammettere che le fragole le adoro, però anche questa è molto rinfrescante, questa ad esempio la bevo anche tipo ad esempio se devo andare in palestra, quando torno la bevo perché aiuta a riprendere tutti quei liquidi che si sono persi, è molto dissetante, molto molto dissetante, oltre che entrambe sono drenanti, anticellulite, dimagranti, quindi fanno benissimo. Questo qua io me lo bevo tranquillamente, cioè lo preparo la sera, la mattina dopo me lo bevo perché è piccolino. Vi consiglio quindi, magari io adesso voglio utilizzare questi qua perché sono più carini, se li trovate più grandi è meglio, ad esempio preparate questo qua pieno pieno, ovviamente aumentate la quantità di frutta dentro, lo riempite bene bene e così il giorno dopo lo potete bere questo qua per tutto il giorno, oppure se ne fate 2 litri lo potete bere per 2 giorni, quindi perché si conserva tranquillamente. Quindi questo è tutto ragazze, spero che queste acque detox vi siano piaciute. Adesso io praticamente che faccio? Lo prendo, lo metto nel frigo e lo lascio là fino a domani, ma anche 3-4 ore vi ripeto, va bene, poi domani ve lo bevo. Spero che vi siano piaciute queste acque detox, mi raccomando, se le provate fatemelo sapere, fatemi sapere su Instagram e andate sul blog, dove casomai vi metto anche qualche altra ricettina e qualche altro suggerimento, qualche altra idea, informazione sulle proprietà delle acque detox. Sapete che i video sono sempre brevi, quindi non ce la faccio a dirvi tutto. Vi mando un bacio grande, ciao!